I denti consumati e vi faccio vedere come sono fatte dall'interno queste linee. Questa è una linea eh, doppia premium, c'è una struttura interna in titanio fatta in 3D col computer come vi ho fatto vedere prima e sopra ci sono i denti che non si vedono perché sono in composito. Composito è una via di mezzo tra resina e vetro, in realtà ha particelle sferiche di vetro all'interno. Quindi ha le proprietà dell'una e dell'altra. L'una è che è riparabile a freddo e quindi posso con la resina, con le catene di resina aperte, andarmi a riattaccare e posso ripararla quindi a freddo, senza metterla in forno. Se invece fosse stata tutta di vetro, dovevo metterla a 1000 gradi per ripararla e lì si storce il materiale. Eh, lo zirconia invece come si produce? Per fresaggio, cioè un, un blocchetto, un disco e il robot che fresa quel 3D che vi ho fatto vedere prima. Però anche quella a freddo, cioè la fresatura avviene a freddo. Poi lo zirconio lo vado a incastonare come vedete su questi modellini sopra la struttura. E, ma la struttura è avvitata ai denti. I denti sono cementati e li posso staccare. E posso ristamparli in caso di problemi. Cambio leggermente la forma del 3D e li ristampo. Um, la, sono uno a uno. Le, I denti non sono, sono tutti a uno. uno. Se ve l'ho detto anche altre volte, poi se andate ah, negli se altri no. video, dipende da dove passano i fori. Ah. Questo è un modellino esemplificativo, però in realtà questi fori buccano anche i denti. E se ci sono impianti vicini, c'è il rischio che il dente si stacca, allora è meglio metterli uniti. Ah. Mm. Poi è meglio avere dei blocchi, specialmente nei denti anteriori, almeno due blocchi, di modo che se devo sostituire un dente, sostituisco anche quelli vicini e non ci sono differenze poi. Sorridi e non vedi le differenze, perché il macchinario eh, che stampa i denti mantiene in memoria. Anche eh, la profondità dei denti nel blocchetto da dove sono stati scolpiti, dove stavano? Perché sono dei blocchetti che hanno un gradiente di colore. Se i denti sono fresati magari più giù, sono più chiari, più su sono più scuri. Eh, oppure hanno un gradiente che va da su verso il basso, da più giallino al più chiaro. Però mantenendo la posizione nel blocchetto a me ristampa dei denti che sono sempre identici ai precedenti. Precedenti. Ok. Però questo è un grosso vantaggio, non indifferente, perché quando tu vai poi a sostituire per aftercare un dente è difficilissimo farlo uguale all'altro, se era fatto a mano. Se invece io, avevo, io ti mando il file di stampa, tu sai esattamente il robot, gli metti quel codice di cialda, stampa esattamente quel colore di denti, perché va a stampare in quella posizione del blocchetto. E questo è un grossissimo vantaggio. Nella premium, voi direte: ok, qua invece come funziona? Qua funziona che si usano dei denti del commercio, ve li faccio vedere. Sono delle file di denti che vengono posizionati sopra a, alla struttura. Eccoli qua, i denti del commercio. Okay, questi sono i candlelore, sono i più costosi al mondo. Andateveli a vedere. Questi si posizionano in bocca, si fa una prova con la cera, si verificano dove dovrebbero andare a cadere i denti. Eccolo qua si scannerizzano poi in laboratorio di modo che il laboratorio ha più o meno le modifiche da fare dove vanno posizionati si stampa una prova e poi prima di andare vedete vi ho detto che c'è una parte digitale prima di andare a posizionare i denti definitivi possiamo anche andare a condizionare la gengiva ok questo è uno degli ultimi esperimenti che ho fatto con, uh, passatevelo pure qua vedrete una barra in titanio che viene avvitata sulle gengive okay, per 3-4 giorni e quella si, si fa l'anestesia, si avvitano queste barre in titanio sul paziente e rimane 3-4 giorni solo con quelle. Così quelle iniziano a dare la forma alla gengiva dei denti definitivi. Dunque c'è meno dolore. Bravo. Il problema è per quello, perché il paziente, per noi è bene che le gengive vanno in compressione, il paziente ti vorrebbe dare le legnate. Perché? Qua eh, loro hanno il compito. No, questo è il mio ultimo esperimento. Ok. Lo, va bene, ho avuto l'ok okay di tutti i dottori, va bene, perché gli ho risolto il problema di eh, perché loro hanno l'obbligo di mettere i denti cercando di metterli senza anestesia. Perché senza anestesia? Perché così non ti altero i riferimenti estetici. Se io ti faccio l'anestesia, poi sei tutto così, sorridi e, sei... e non capisci dove stanno i denti. Non hai, devi aspettare sei ore che passa l'anestesia Andiamo piano titita, allora facciamo così: che in quei giorni che se no sarebbero persi, eh, abbassiamo i tessuti di modo che tanti tessuti poi si rialzano, ok, sono elastici. Facciamo l'anestesia, avvitiamo questi, il paziente non sente nulla, li togli, passa l'anestesia, il paziente sente un po' di fastidio, non sente tanto dolore. Eh, dopo tre giorni, quelli li togli e ce lo stampo nella gengiva e vai a posizionare da i da denti quanto, da che hanno. Ora da questi giorni, da questi giorni, ok, problema. il problema è solamente ora a protocollarlo, nel senso che va automatizzato, okay. tu non vuoi sentire dolore, ho capito. Questo si va solo per le protesi totali. Totali, arcata totale, parliamo di premium e superior qua, è una cosa in più che ci aiuta. Se no l'alternativa cos'è? Eh, farlo piano piano, che okay, il paziente che sopporta cerchi di fare anestesia lì solo sulla gengiva, ma questo è un dettaglio. Poi cosa vai a fare? Vai a provare i denti in bocca e fai altre fotografie. Questi sono i provvisori, sono dei provvisori fresati, non sono i denti definitivi, questi sono solo per provare quella che è la forma in bocca dei denti, questi... Si ve, fanno tutte le varie prove masticatorie e dopodiché si vanno ad assemblare sulla protesi in titanio, cioè sull'arcata in titanio, i singoli denti che vi ho fatto vedere prima del commercio. Anche qua le gengive vengono simulate e poi insomma le foto definitive. Questa è una doppia eh, premium. Sono denti più morbidi, sono denti più morbidi, Stava, starà mangiando già adesso. E questi sono dei denti che eh, chiaramente reggono meno allo strappo, C hanno i pin ritentivi, ok? Per questo la superior tiene di più allo strappo, ma anche quella si può rompere. Eh, ok. Che non, non meglio non tagliare col coltello. Per i nostri denti, bisogna avere un po' di no. qua. Si taglia, si affetta la fetina e si mastica. Qua ora le gengive coi mesi matureranno, continueranno a maturare. Vedi che, qua, probabile, questo se rimane un pezzettino lo tagliamo con l'elettrobistro, i sac. Si taglia e nei mesi guarisce, prende la forma perfetta la gengiva. Dopo sei mesi, non prima di sei mesi, si torna a uno o due giorni. Se si sono creati spazi, noi li aggiungiamo materiale. Okay, perché le gengive continuano a maturare poi, nei mesi, dopo sei mesi è difficile che si ferma tutta la maturazione: è finita, ormai quel che fate è fatto. È fatto. E quella è la, la forma quasi definitiva delle gengive. Ma quindi qua, uh, prela... qua, qua, qua sotto. La... sotto Bisognerà pulire qui sotto, che in questa zona si infilerà il filo interdentale. In questa zona ci sono dei fili interdentali che, si, che usano i bambini per gli apparecchietti, che hanno una spugnetta poi lungo il filo, però hanno una parte iniziale in plastica che ci entra là, quella parte in plastica. La riprendi dal palato, arriva la spugnetta e con quella lucidi. È sufficiente di propulsione, no, no. Lì se tu vuoi fare un'igiene perfetta abbracci, la fai ripassare abbracci l'impianto e lucidi bene bene due volte al giorno la sera che hai più tempo la mattina, dopo pranzo dipende da, da quando hai più tempo durante la giornata questa invece è una linea premium la linea premium è una linea in zirconio i denti sono denti in zirconio sono più rigidi questi ok to avevamo tolleranza qua perché? perché sotto c'erano i suoi denti naturali e i denti naturali sono di per sé ammortizzati. Il futuro della bocca bionica qual è? Il futuro della bocca bionica? Sviluppare che cosa? Fare in modo che il cervello capisca che sta masticando. Quindi ridare sensibilità ai denti. ok, Come? Fa parte del dipartimento di ricerca. Ok, Lo brevetteremo. Si può fare perché noi tutta attorno all'osso abbiamo il periostio che è innervato. Che avete mai mangiato le costolette dell'agnello? C'è una pellicina la costoletta, quella è innervata. Se tu fletti l'osso, quella pellicina là dà input al cervello e qualcosa si sta muovendo. E quella è la nostra zona di riferimento e abbiamo possiamo stimolarla come quella pellicina là, con delle correnti elettriche. Per esempio. Uh, si potrà, certo, si potrà perché sono tutti viti passanti, queste in titanio che sono a contatto col periostio. Basta che sviti l'arcata, okay. si chiamerà che ne so, superior touch. Okay. <ride> senti il tocco, senti il, hanno di nuovo la sensibilità, però è importante quello. Le viti sono, mm, non è l'argomento di questa lezione. L'importante è capire i limiti quali sono in questa lezione, ovvero il fatto che le protesi ad oggi al mondo sono tutte insensibili di un paziente che ha perduto un arto. Quello è il limite eh, biomeccanico, unito al limite biomeccanico dei materiali, che mette a rischio un paziente bionico, un paziente che non ha più madre natura in bocca ma ha una cosa artificiale. Noi possiamo essere bravi a renderli simili come fare un braccio fotorealistico, è sensibile? No, c'è il rischio che te lo bruci se non stai attento o si rompe se non stai attento a quello che sollevi, ti limiti visivamente a quello che sollevi. Quindi la differenza, visto che oggi parliamo tra premium e superior, eh, tutte e due si rompono, partiamo dai punti in comune, tutte e due si possono rompere, diciamo che tutti i lavori si possono rompere. L'unico modo, ci sono alcuni eh, denti che durano di più, alcuni di meno, dipendono dall'uso che se ne fa, a dire il vero. Se non mangi mai no, si romperanno? Si romperanno, però se non lavi mai, ce li hai integri, ma ci perdi gli impianti. Okay. Questi, non esiste l'arcata perfetta, esistono delle arcate che sono più sofisticate di altre. La superior è un'arcata che è più sofisticata. Se io vado a mettere a confronto la lastra, vi faccio vedere la lastra tra premium e superior, e vedrete che sono diverse le radiografie, la prima radiografia e la seconda radiografia, eccole qua a confronto. Qua ci sono uno due materiali. Qua ce n'è uno, il titanio, il pecton di mezzo e lo zirconio. E a dire il vero c'è anche poi il composito per le gengive, sono quattro materiali. Uh, quando noi Mettiamo eh, superior doppia arcata, cerchiamo di mettere il pecton di mezzo, che è il polimero assorbente, che cerca di assorbire gli urti. Okay. Non è mai morbido comunque come il composito. Uh, è un po' più rigido. E allora lì devi andare a vedere anche la, la, mh, il viso del paziente. Se è un viso che sviluppa molta forza, un uomo è diverso dal suo viso, per esempio. Lei ha un viso più piccolino. Lei ha un viso più piccolino, sviluppa meno forze. Okay. Uh, Palmas sviluppa più forze, c ha belle mascelle. Zio. Eh, parente. È zio. No qua dipende anche da uh, quanti impianti abbiamo a sostegno qua per esempio vedi che manca impianto qua dietro c'è quello che si chiama un balconcino cantilever ok qua se io metto un blocchetto di tre denti c'è il rischio che qua i denti in zirconio si rompano. meglio invece che siano tutti i denti singoli in composito che fanno da rompiforza il fatto che sono separati flettono ma non si rompono uh, qua ho sostegno fino agli ultimi, ho messo all'ultima corona in zirconio fino all'ultimo impianto. Ma in mezzo vedete questa linea scura, lì c'è il Pecton, che è quel materiale stress assorbente, ve lo faccio vedere qua come è fatto che attutisce gli stress masticatori. Eccolo qua.